Esatto, a voce che l'università avrebbe voluto conferire una laurea ad onore, ma a causa dei finanziamenti versati dalla fondiaria SAI, in cui sedeva appunto la Lionella nel consiglio di amministrazione, verso l'università. Lionella infatti ebbe una carriera fulminea alla SAI, nel 97 a 30 anni vicepresidente, nel 2001 presidente, carriera favorita dalle condanne giudiziarie inflitte al padre Salvatore per tangenti ENI SAI. Con l'obbligo di lasciare le cariche insieme all'amministratore delegato Fausto Rapisarda, avendo egli perso i requisiti di onorabilità e di professionalità, sempre secondo la magistratura, perché loro non si dimettono manco a morire. Salvatore ricresce tramite il controllo di una holding di partecipazioni la prima FIM mediante il meccanismo a cascata delle scatole cinesi, avendo il 46,6% delle azioni per un valore di capitale investito nel 2008 di circa 300 milioni di euro, riusciva a gestire indirettamente una serie di società dal valore di mercato complessivo di oltre 6 miliardi di euro. È vero che i dividendi incassati dall'intera famiglia non sono 2,8 milioni, ma il grosso dei profitti infatti riguardava i benefici espropriativi del controllo, i vari benefit ottenuti facendo piazza pulita delle risorse a danno degli azionisti di minoranza. Carlo De Benedetti negli anni 80 è stato il manager icona del cambiamento e del progresso. Nel 78 infatti rilevò l'Olivetti di Ivrea e ne fece un gioiello dell'industria informatica mondiale. Si lanciò in una serie di operazioni finanziarie come l'acquisto della Buitoni, con tentativo di fare un impero alimentare, l'audace ma fallimentare scalata alla SGB, la holding belga che si definiva molto ricca. La battaglia persa con Silvio Berlusconi per il controllo della Mondadori e quella vinta per la conquista del credito romagnolo, strappato alla Fiat. Egli ha sempre dichiarato alla stampa negli anni 90 che era necessario modernizzare il paese, che bisognava permettere anche le scalate ostili e dichiaratamente contrario alla politica economico-familista. La sua parabola discendente iniziò nel 92, quando per l'inchiesta Mani Pulite fu arrestato e condotto in carcere a Resina Seri, carcere romano, per una squallida vicenda di tangenti pagate dalla sua Olivetti per le forniture allo Stato. La stessa Olivetti declinò progressivamente con una crisi finanziaria e industriale così profonda che De Benedetti l'abbandonò al suo destino nel 96, a Roberto Colaninno, che da buon manager ne acquisì il controllo facendone il veicolo per una più importante scalata ed acquisizione, quella a Telecom Italia, e la sua successiva fusione nel 99. De Benedetti, dopo il disastro Olivetti, ha gestito il ridimensionamento del suo impero e si è ritagliato un ruolo di suggeritore della politica di sinistra, sempre anti-berlusconiano ma mai antisistema, con il suo quotidiano La Repubblica. Quanto alla sua coerenza e sincerità manageriale, se nel 92 auspicava le scalate ostili, oggi il suo gruppo ha finanziato l'esempio di struttura a scatole cinesi che serve proprio per evitare assalti dall'esterno e mantenere stabilità e controllo in barba a queste norme di etica e di trasparenza. Alla testa del gruppo spicca la holding Cofide, quotata in borsa, la cui pressoché unica funzione è costituita nel custodire il 47,7% di azioni CIR. La CIR, altra holding quotata, ha pacchetti di controllo di altre due società quotate, 53% del gruppo editoriale Espresso, che contiene anche il quotidiano La Repubblica, e il 58% della Sogefi, che produce componentistica per auto. La SIR detiene anche il 58% di Sogenia, attiva nel campo del gas e dell'elettricità, società in forte crescita. De Benedetti quindi ha un impero economico che ha un giro d'affari di circa 4 miliardi di euro e ha impegnato
tramite Cofide un capitale di soli 250 milioni di euro, quindi in totale solo 7% del capitale totale è suo e il 93% degli azionisti di minoranza. Dunque pochi capitali, molto potere di gestione e poco reddito. Capitolo 9. I nuovi arrivati. I Benetton sono i padroni delle autostrade, degli autogrill e degli aeroporti, romani di Fiumicino e di Ciampino, e di quelli di Torino e di Firenze. Hanno la gestione delle maggiori stazioni ferroviarie italiane. Un condominio con Pirelli, Caltagirone, le ferrovie francesi, Société Nationale Chemin de Fer e le FRS. Fanno parte del gruppo di controllo Telecom Italia, ma il loro nome resta legato all'attività di abbigliamento casual avviata più di 40 anni fa da Luciano Benetton con i fratelli Giuliana, Gilberto e Carlo. Sono imprenditori di prima generazione. Sono partiti dal nulla con la vendita delle magliette colorate dal quartier generale di Ponziano Veneto in provincia di Treviso e hanno fatto fortuna nel tessile per poi costruire un impero finanziario ed economico. In tutte le società quotate dal gruppo, da Autogrill ad Atlantia, i comandi sono affidati a manager esterni alla famiglia. I quattro esponenti della famiglia non hanno imposto al gruppo in espansione una gestione di tipo familiare e solo nella società bandiera Benetton Group che controllano con 66,73% delle azioni le posizioni di vertice sono occupate da loro, padroni con stipendio fisso non legati a risultati ed invariati da anni anche se comunque uno stipendio moderato. Nel 2007 a Luciano, presidente della società, è andato uno stipendio di 1.600.000 euro l'anno e a Carlo, vicepresidente, la sorella Giuliana, consigliera di amministrazione, 800.000 euro. A Gilberto, consigliere, solo 100.000 euro. Nel bilancio non sono spiegate queste differenze. Essi hanno investito tutti i soldi ricavati dal tessile dei maglioncini colorati nelle public utilities, servizi pubblici in monopolio o comunque poco esposti alla concorrenza, come autostrade, autogrill, telefoni, aeroporti e stazioni ferroviarie. Hanno preferito sfuggire alle sfide e ai rischi dei mercati aperti e questo garantirà ai loro discendenti redditi e coperture finanziarie stabili, anche essendo incapaci o mal disposti verso questo determinato mestiere. Francesco Gaetano Caltagirone è uno degli uomini più ricchi d'Italia. Il suo patrimonio, secondo Forbes, ammonta a 2 miliardi di euro e la sua posizione a 258 nella classifica di tutto il mondo. Però molti sospettano che sia assai più ricco. In ogni caso, la sua ricchezza si basa soltanto per metà sulle società quotate. L'altra metà è costituita dal nucleo originario delle sue attività, ossia l'edilizia e gli immobili. I famosi della famiglia erano Bellavista, Camillo e Gaetano. Primi tre fratelli, e non quest'ultimo, Francesco, sono saliti alla ribalta per un clamoroso crack alla fine degli anni 70 e erano stati massacrati dalla lunga vicenda giudiziaria e dalle colorite cronache del tempo, causa delle loro collusioni e connivenze con il malaffare partitocratico andreottiano e democristiano. Il cugino Francesco Gaetano rimase totalmente all'oscuro dalle luci della ribalta, a causa della sua estraneità ai fatti e la sua carriera cominciò negli anni Ottanta e lo porterà a diventare uno dei personaggi più influenti del capitalismo italiano. Prima acquistò dallo IOR, la Banca del Vaticano, un'azienda di costruzioni vicini, piuttosto malconcia. In pochi anni la riportò in attivo, poi in borsa per farne una delle protagoniste del grande affare in alta velocità ferroviaria. Nel 92 rilevò la Cementir,
fabbrica di cemento dell'IRI e oggi era architrave dell'Impero Quotato. Poi fece collezioni di giornali, il Messaggero Roma, il Mattino Napoli, il Gazzettino Venezia e altri minori come il Corriere Adriatico e Free Press Leggo. Egli accumulò denaro e lo investì sempre in avvedute operazioni finanziarie. Entrò nel capitale della RCS e ne uscì nel 2005 prima della scalata di ricorsi incassando un alto guadagno. Diventò azionista importante di BNL e vendette tutto al momento della scalata dei furbetti del quartierino guidati dal numero uno di Unipol Giovanni Consorte, intascando un guadagno di 200 milioni di euro.